Bentornati appassionati. Facciamo, come dicono i figli, un unboxing. Sempre praticamente un benvenuto a casa. Arrivato in laboratorio. Il trapano della Shepak, il DP40, che dovrebbe essere il competitor del PD40 della Bosch. Siccome mi si è fuso e ripararlo era impossibile, non perché era solo grippato, ma poi farò un video a parte probabilmente per darvi informazioni su come venite trattati dall'assistenza Bosch. Parliamoci chiaro. Come sapete, a me non mi paga nessuno e io cerco di dire la mia nei limiti delle mie conoscenze. La struttura, eccetera, è molto simile, del tutto simile a quello della Bosch, però costa la metà, quindi per cui, siccome non mi andava di rispendere gli stessi soldi, anche perché c'è il discorso che perché stai scegliendo questo qua? Perché per lo spazio che ho in laboratorio io non ci posso mettere un trapano a colonna di quelli tradizionali, chiamiamoli così. E avrei comprato uno di quelli, sinceramente, non sarei andato più su questi modelli qua, troppi compromessi da accettare. Però nel mio laboratorio quello ci sta e la scelta è un po' obbligata. Quindi, Shepak DP40. No, sì, DP40. Credo di dirlo giusto perché fuori non c'è scritto niente, ci sono alcune caratteristiche che non vi sto a elencare. Mandrino del 13, tutto uguale a quello del Bosch. Apriamo, la prima cosa che troviamo è la sua base. Mi sembra un pelino più stretta, anzi senza mi sembra. È un pelino più stretta del Bosch. La fattura molto simile. Peso medio, diciamo. Vabbè. Dal peso sembra che l'alluminio non sia poi così gramo, non sia così brutto. Poi c'è un mega pezzo di cartone, libretto di istruzioni che forse vediamo, ma non credo che mi serva. Il suo albero, lo sto facendo a terra perché sto facendo dei lavori in magazzino, quindi per cui in magazzino spazio non ne ho. Quindi accontentatevi della prima, credo, recensione italiana su questo prodotto. Altra premessa, io un po' riconosco i difetti di questo coso e sembra che sia sotto comunque la precisione e diciamo la qualità del Bosch. Anche per quello forse, anzi sicuramente per quello costa meno. Perché ho guardato le recensioni in tedesco, ma io non capisco quello che dicono, perché il tedesco non lo conosco, però bene o male ho visto quali sono alcune cose che sono un po' un pelino, ma per me sono tollerabili. Poi vediamo se sono tollerabili quello che ho visto nel video, viceversa una volta messo sul banco se invece lo siano meno.
Però ho fatto di tutto per trovare una recensione su questo coso qua in italiano, nessuno ce l'ha. Poi dentro c'è credo che sia l'ultimo oggetto, il blocco, direi identico, più snello, più lungo, e questo potrebbe essere anche un difetto perché occupa più spazio che già nel piano non è che ne abbiamo tantissimo, però vabbè. Ah, c'è una chiave di servizio buttata dentro così, altro pezzo di cartone e scatolone che non avevo controllato sotto. Beh, direi che è arrivato abbastanza sano. L'ho comprato su eBay. I tempi di attesa sono stati molto lunghi, ma la colpa è stata mia, perché avevo scritto male l'indirizzo e di per cui è rimasto in giacenza per quasi un mese dentro al magazzino della DHL. Venditore veramente sembrava tanto gentile, almeno nelle risposte. Poi mi sono arrangiato da solo, mi sono trovato io il numero della DHL, mi sono trovato io il modo di contattarli, di sapere in quale magazzino era, uno sbatti che mica da ridere, e credo che il venditore invece sapesse dove fosse stipato il coso, quindi poteva chiamarlo lui, che gli ho comunicato indirizzo e tutto, ma gli dica che è da spedire qua, secondo lui fino a che non viene fatto un reso, che non sa se è un reso, non poteva fare niente, della serie arrangiati, se ti arriva bene, se non ti arriva, boh, evidentemente lavora abbastanza che non gliene frega una vendita in più. Quindi sotto quel profilo zero meno. Allora, l'incastro è molto preciso. Scorre dentro in maniera piuttosto precisa. Io ho letto in favore di camera perché qui c'è come un rilievo, e credo che il rilievo debba andare a incastrarsi dentro a questo qua, che nella base c'è una fessura a lato. Esatto. Sarebbe interessante vedere qual è il punto centrale, se è da bloccare così o da bloccare così. Già abbiamo un certo gioco, ma anche il Bosch ce l'aveva questo gioco, quindi tra virgolette niente di diverso. Per adesso lo blocco così in qualche maniera, poi lo registrerò meglio. Credo che qui ci sia una sorta di chiave a brugola, anche se non la vedo. Sì, c'è. Mi è andata di fortuna perché non l'avevo neanche guardato. Però ecco, mi rifaccio al Bosch, quindi per cui tante cose non ho bisogno di guardarle, anche perché l'assemblarlo è un attimo. Stringo ma senza esagerare. È un filino fuori camera. Vediamo se riusciamo a metterlo un po' meglio. Siccome sono sempre il solito fortunello, se non c'ho qualcuno che viene a parlare mentre faccio il video, è la batteria. Quindi se c'è uno scatto, uno stacco di video, è quello. Se non riesco a tagliarlo e assemblarlo che non si noti, sappiate che è la batteria scarica. Ok.
Non faccio una vera e propria recensione oggi. Voglio provare, testarlo e metterlo a posto, perché spesso e volentieri queste cose arrivano, prima impressione ti sembra una cagata, perché ha tante magari cose che non vanno, poi scopri che stringendo due viti qua e un dadello là, la cosa funziona meglio del previsto. Quindi per cui io diciamo che faccio, questo è proprio un unboxing, è arrivato, sarà da testare, e però pronti via, vediamo come arriva. È arrivato comunque pulito, a posto, le rifiniture un po' scarse, c'è qualche sbavatura nella plastica, ma niente che alla fine ci interessi veramente. Questo è il blocco laterale. Qui in fianco dovrebbe esserci l'asta di profondità. Il blocco dell'albero è buono. Il Bosch scendeva da solo questo. Qua devo capire invece come far scendere questo qua. Letteralmente non si muove. Questo sistema adesso poi lo guarderò bene, ma sarà da metterlo a posto perché non scende. Questo è regolabile, oltre che avere questa corsa, si può decidere l'altezza di dove si vuole trapanare la colonna. Può salire e scendere. Ma nonostante che la vite laterale, che è quella che serve per smollare il mossetto dietro, una volta smollato, questo dovrebbe potersi muovere. Vabbè, poi lo guarderemo, lo guarderò. Cerco sempre di metterlo in favore di camera. Questo, a differenza del Bosch, vabbè, ha lo sportellino. Il mandrino è un po' come l'ho visto nelle recensioni tedesche. È più ballerino del Bosch in tutte le direzioni. Questo col Bosch non ne ho avuto bisogno. Qui vedo se si potrà regolare, magari se un po' come quello della Enel, che non ci sia magari qualche vite dentro che si possa stringere un po' e bloccare. È abbastanza ballerino, anche se io torno a ripetere, alla fine il foro, quando è abbastanza preciso, a me è sufficiente. Proviamo a mettergli la spina e vedere come funziona. La manopola qua, questa, si muove come se fosse quasi sganciata. Questa dura poco, mi sa. Quello del Bosch era molto più rigida, per giunta qua faceva anche da fungo. Anche qua proverò a vedere se basterà stringere qualche vite dietro, che non sia un, diciamo così, una schifezza di assemblaggio, ma il gioco qua è preoccupante, direi.
Vediamo il rumore che fa. Gracchia un po'. Non mi si accende niente nel numero di giri qua. Adesso vediamo, facciamo velocità 2. Manopola di giramento della velocità qua tra 1 e 2, come quella della Bosch. Altra porcheria, duro. Sembra come se fosse impreciso. Direi che sì, è più rumoroso come motore del Bosch. Il Bosch è un po' più morbido come rumore. Ma non è tanto la forza, la potenza del rumore, che è questo gracchiamento come di spazzole consumate, di qualcosa che un po' gratta, che ne accentua la rumorosità. Perché il Bosch lo accendi e già parte, cioè già il LED si mette subito in funzione. Questo va acceso. 530. Cinque, 130, 1500, 180 si è stabilizzato. La progressione è buona, le vibrazioni sono tante comunque, vibra il trapano. Costa la metà del Bosch, forse effettivamente ne vale la metà. Laser, ma tanto questi sono gadget, perché anche nel Bosch non era preciso per un cacchio. E questo, ma questo è quello che dice quanto scendi. Questo è per resettare la misura. Qui dovrei prendere un calibro, come ho fatto con il Bosch, per vedere se la misura che viene riportata qua è una misura reale, ma questo lo faremo nella vera e propria recensione. Questo è come ho detto, pronti via, prime impressioni. Provo anche il sistema di blocco subito veloce. Prendiamo un bel pezzo di aframosia, che questo è bello duro come legno. Ero io, scusate, perché il Bosch è rigido, lo metti, lo appoggi e fai quella leggera pressione e blocca il pezzo. Invece questo ha un pezzo proprio separato, la parte sotto è lei quella basculante. Beh, questo lo preferisco. Perché il Bosch era difficile da
Questo invece ti permette di avere un pelino più di altezza nella manovra, così che tu riesci a girare più facilmente questa manovella che stringe, che devo dire che l'hanno, è un sistema buttato lì comunque perché è abbastanza scomodo, soprattutto nei pezzi bassi e piccoli. Nel Bosch ti ritrovavi così con questo che non riuscivi praticamente a girarlo perché va a picchiare. Invece questo fa questo gioco che è interessante. Però è inutile che parlo se voi non potete vedere. Lo vedete la parte? Questo è fermo praticamente. È quello lì che bascula. E boh, io lo trovo questa una soluzione intelligente. L'unico fastidio è che bisogna tenerlo magari un attimino alto prima, poi cominciare ad abbassare. E poi stringere, però almeno si può stringere bene. È un po' da imparare bene qual è il limite. E avevo notato che sì, ho notato che quando lo presso, l'albero, l'intero albero si deforma un po', cioè si piega verso l'esterno. Quindi bloccando i pezzi, probabilmente il buco, il foro verrà più storto. Anche se io penso che, siccome io lo uso poco questo qua, perché 9 volte su 10 ci metto dentro il morsetto, se devo bloccare qualcosa uso i morsetti, la morsa o i morsetti. Quindi, vabbè. Per chi invece vuole fare affidamento, lo sfrutta molto, questo potrebbe essere un grosso problema, perché il foro ve lo farà storto. Allora, prime impressioni al volo così, direi. Costa la metà, vale la metà, forse anche qualcosina meno. Vabbè, qualcosina meno, dai, non esageriamo. Quindi, rimanendo sulle prime impressioni, è di fascia molto 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 hobbistica. La prima impressione è questa. Però ripeto, col Bosch probabilmente abbiamo quella tacca in più rivolta non a una professionalità ma a un livello hobbistico più alto, ma il problema è poi se ti si rompe qualcosa. E insomma, io rispendere altre quasi 300 euro di trapano a colonna per poi un semplice cuscinetto, che pagalo anche 70 euro le ore di smontaggio eccetera. Portare preventivo più alto del prezzo di un trapano nuovo è assolutamente ridicolo. Indi per cui ho dovuto ripiegare proprio su questo. Sono proprio solo per esigenza avrei ripreso il Bosch. Ma visto come sono trattato, stato trattato e com'è, il Bosch a me non mi vede più. Non gli spendo quei soldi perché non li vale quel trapano lì non li vale quei soldi. Insomma, 300 euro si compra della bella roba. Quindi, prima impressione sembra proprio un po' un livello di hobbistico basso. Questa è la prima impressione. Adesso che ho preso la telecamera in mano, vi faccio vedere un po' più da vicino quali sono le cose che lasciano tanto perplesso. Se vi rendete conto, sembra solo appoggiato lì, trac. Funziona, perché abbiamo visto che funziona. Ma ragazzi, sballa che è una meraviglia. Questo che ha lato, che magari per chi non conosce l'attrezzo, questo è quello, il cambio di velocità. Arriva qua, diventa. Dov'è la mano?
arriva qua, diventa duro. Fino a qua track molle, da qui diventa duro. Forse è normale, magari sono io che non sono abituato perché il Bosch era morbido, track track. Vabbè, forse questo ha bisogno proprio di fare uno scatto un po' più preciso. Non so se si riesce a vedere. Vedete come balla sia a sinistra che a destra. Non è tantissimo, però c'è il movimento. Niente, buona, ho detto che era un unboxing perché non devo fare una recensione. La recensione poi ve la faccio una volta che l'ho montato sul banco, che comincio a sperimentare, a vedere quelle cose che vanno o non vanno. Poi farò una recensione vera e propria. E vedremo se i buchi li fa precisi o no. Questo detto è un unboxing. Unboxing, resoconto finale, è un'attrezzatura di fascia hobbistica bassa. Però, per chi è amante del genere, eccetera, pronti via, a parità di Bosch, con il prezzo che ha questo qua, che io l'ho pagato 150 euro. Quindi non prendetelo adesso perché questo varia molto, arriva anche a 200 euro a volte. Questo è un prezzo piuttosto ballerino di questo attrezzo, di questo trapano qua. Quindi aspettate l'occasione. Se intendete comunque prenderlo prima della mia recensione, cercate di prenderlo, ecco, quando si aggira intorno ai 150 euro, perché quello è il prezzo in cui in Germania viene acquistato, addirittura qualcosina meno di 150. In Germania viene venduto anche a 130 euro. Noi ci arriviamo a 150 con le spese di spedizione. Quindi 130 euro già sarebbe più giusto come prezzo. Purtroppo noi dobbiamo calcolare la spesa di spedizione e quello che ci costa a noi. A noi alla fine per avere questo trapano ci dobbiamo spendere quella cifra che non è inferiore ai 150. Buona appassionati, ci vediamo alla prossima e quando finalmente lo avrò montato, eccetera, vi farò una bella recensione su questo trapanello. Ciao appassionati, alla prossima.